Allora, sono il dottor Matteo Perelli, oggi sono qua per parlarvi di ansia e depressione. Ansia e depressione sono due disturbi molto attuali che coinvolgono gran parte della popolazione, vista la vita stressante che facciamo tutti i giorni. E iniziamo con l'ansia. L'ansia può essere, diciamo, benigna se, diciamo, è uno stimolo quando abbiamo dei problemi e dobbiamo superarli, proviamo questa sensazione di ansia. E se è uno stimolo andare avanti a fare meglio, è benigna, diciamo, non ha nessuna controindicazione. Quando invece diventa una vera e propria patologia, cioè se si manifestano sintomi gravosi sul paziente, allora diventa una vera e propria patologia. Quindi sintomi come fame d'aria, tachicardia, dolori addominali, giramenti di testa, fino ad arrivare a veri e propri attacchi di panico in cui la persona si sente malissimo e spesso costretta a recarsi presso i pronti soccorso. E come poter affrontare l'ansia? Beh, se benigna, diciamo, se non è molto gravosa, si possono utilizzare anche prodotti di tipo naturale come integratori, prodotti fitoterapici, ci sono tantissime molecole che, diciamo, hanno un'azione calmante contro l'ansia. Oppure praticare, per esempio, la mindfulness, io lo faccio con i miei pazienti se sono affetti da questo disturbo, diciamo. Quindi tecniche meditative che aiutano di respirazione, che aiutano a calmare l'ansia. E quando diventa fortemente patologica, allora può essere utile l'utilizzo di farmaci veri e propri perché il paziente non riesce a superarlo da solo e quindi ha bisogno di un aiuto farmacologico perché si verificano degli squilibri proprio neurochimici.